Denise Compagnone, 25 anni, Ceccano. E mi sono occupata in passato dei giochi popolari e degni della rievocazione delle tradizioni culturali e storiche legate al paese di Ceccano, ma della Ciaceria in generale. Beh, innanzitutto la passione per il dialetto c'è sempre stata, sia parlando con i nonni, quindi c'è coltivata in famiglia come già in passato, sin da piccola. Poi all'università, nella triennale, all'Università di Roma La Sapienza ho scelto la facoltà di linguistica italiana, in particolare su dialettologia mi sono specializzata e mi sembrava un'occasione proprio d'oro per studiare e approfondire il dialetto che parlo quotidianamente da quando ero piccola, insomma, a fianco all'italiano. E qui l'attenzione per il dialetto. Poi invece per quanto riguarda i giochi popolari è nata una cosa un po' per caso, perché spesso da bambini con i nonni, con gli zii si giocava quasi per scherzo, diciamo, si tiravano fuori le tradizioni che invece adesso sono scomparse, quindi quei giochi che utilizzavano materiali, attrezzi, arnesi completamente scomparsi dalle abitudini dei giochi dei ragazzi di oggi. Molti quelli a corpo libero, diciamo così, sono quelli che ancora oggi molto diffusi tra i giovani, magari in versioni diverse, sicuramente più limitate, quindi nascondino, quindi acchiapparella cosiddetta, eccetera. Poi però ce ne sono altri invece molto più specifici che utilizzavano, appunto, come ho detto prima, strumenti non più in voga, per esempio quale può essere proprio questo, lo strummel, che sarebbe una sorta di trottola, diciamo così, in legno, con una punta però di ferro, che era utilizzata in due varianti e con un laccetto arrotolato intorno, come potete vedere, che si chiama zagaglia. E questo qui veniva utilizzato in due modi. Il primo era lanciandolo quindi a terra e vinceva nel gruppo chi faceva rotolare a più a lungo la trottola. L'altro invece più violento, quindi più riservato ai maschietti, perché in genere erano loro che facevano questo tipo di gioco, si disegnava un cerchio a terra e si lanciava questo strumolo innanzitutto cercando di farlo rotolare più a lungo possibile dentro il cerchio, possibilmente cercando di colpire le trottole degli avversari e quindi mandarle fuori dal cerchio e farli perdere. La cosa singolare, che rende ancora più buffa tutta la storia, è che il vincitore assoluto di questo torneo, che poteva comprendere più 4, 5, 10 ragazzini, era che il vincitore assoluto, appunto, aveva il diritto, una volta vinta la gara, di piantare a terra tutti gli altri strumoli e, se non erano ancora rotti, scheggiarli definitivamente fino a farli diventare inutilizzabili. Buffo. Invece poi altri tipi di giochi che utilizzati, però sempre che utilizzavano arnesi, potevano essere la zicchia, che è un attrezzo simile a quello che sta lì, che è un pezzo di legno appuntito che può essere anche in questo caso utilizzato in diversi modi. C'era chi lo poggiava su una sporgenza e con un altro bastone un po' più lungo, circa di 60 cm, lo colpiva e per farlo rimbalzare in aria, e vinceva chi riusciva a ribatterlo di nuovo una volta che ricadeva a terra. Questo ricorda un po' le modalità del baseball, dei giochi americani, eccetera. E poi vabbè, gli strumenti classici come i dadi, come le carte, come le pietre, le biglie, queste sono quelle classici non solo di questa terra ma in generale di tutta la nazione, eccetera. Beh, è da dire innanzitutto che in passato i ragazzini non avevano un momento per giocare, si giocava sempre, comunque, quando era possibile, quindi gran parte della giornata vivendo quotidianamente o nelle strade se abitavano in paese o nei prati se abitavano in campagna. E ogni momento era buono per sviluppare l'attività del gioco, per divertirsi insieme, ma allo stesso tempo per crescere, perché sappiamo che il gioco è uno dei momenti indispensabili per la formazione culturale, sociale ed educativa dello sviluppo di una persona. C'erano giochi sicuramente legati a particolari momenti non della giornata ma del corso della vita, no? Quindi magari quelli più specifici per i ragazzini più piccoli, oppure ancora quelli legati a particolari momenti dell'anno, quelli che si facevano durante il Natale, quelli che si facevano durante la Pasqua. Durante il Natale mi viene in mente per esempio il gioco della semolella, detto così, e cioè in varie varianti conosciute anche in tutta Italia, però si usava la farina per i maiali, quella, diciamo, il pastone che si usa per fare il pastone per gli animali da cui da mangiare, sotto il quale si facevano diversi mucchietti sul tavolo e sotto questi mucchietti si mettevano delle monete oppure delle cose da mangiare, castagne, così. Naturalmente ce n'era uno che organizzava tutto questo torneo, tutti gli altri erano in un'altra stanza, comunque girati a non guardare, e poi con la conta il più fortunato beccava il premio che c'era sotto, diciamo così. Questo è molto infantile, diciamo, come gioco, però c'era un altro divertente
parecchie ricompense ai giocatori. E altri magari erano invece più violenti, per esempio quelli che si potevano fare nei prati durante la stagione estiva, che prevedevano l'utilizzo dei papaveri, che venivano, si staccava il pezzo dentro del papavero, a modo di, questo lo facevano soprattutto le femminucce, e con la corolla del papavero si faceva il vestito della bambolina, diciamo così, detta le pozze pozzella, invece con la capocchia del papavero si piantava dalla rovesciata sull'altra palla e si facevano giocare il bamboline e si facevano, erano le grandi dame che andavano al ballo, tutti i colori diversi, quelli del papavero, le sfumature dal bianco al rosso passando per il rosa, eccetera. Invece già tra i giochi violenti, naturalmente quelli dei maschi, magari il cosiddetto cavallo longo, che era una sorta di cavallina, però erano uno dietro l'altro, diciamo, accavallati, diciamo così, i ragazzi. C'era un primo strato di ragazzi e un secondo strato che stava sulle schiene degli altri, che si costituiva appunto saltando sulla prima fila che stava già allungata, uno dietro l'altro, e la lotta era proprio tra quelli che stavano sopra e quelli che stavano sotto, vinceva chi cadeva per primo, quindi naturalmente erano svantaggiati quelli che stavano sopra perché è più facile cadere, però lo descrivevano come molto divertente perché comunque poi il primo che cadeva faceva perdere l'intera squadra, quindi quelli che stavano su dovevano passare giù e viceversa. Una cosa, si veniva molto la gran parte delle volte a litigare di brutto alla faccia dei giochi. Dicevamo che l'importanza del gioco nel corso dell'evoluzione dell'uomo, quindi sia dal punto di vista sociale, perché il bambino giocando impara a relazionarsi con gli altri e quindi a conoscere le regole che nello specifico sono del gioco, ma che poi qualche anno dopo dovrà sviluppare nel corso della sua vita, quindi impara a rispettare quegli obiettivi e quei paletti che non deve oltrepassare. E dal punto di vista educativo, dal punto di vista proprio di relazione con gli altri. E invece nel corso del tempo, soprattutto dicevamo, la variazione si è riscontrata soprattutto negli spazi e appunto della socialità. Negli spazi perché, come dicevamo prima, i ragazzini prima giocavano in strada se abitavano nei paesi, nei campi se giocavano se abitavano in campagna. E riguardava l'intero arco della giornata, mentre oggi nella grande città, nella metropoli o forse anche nella campagna, gli spazi si sono sempre più ristretti, quindi alle mura delle case, alle mura domestiche. E poi è subentrata la tecnologia, che nel giro di pochissimi anni, possiamo dire un paio di decenni al massimo, ha completamente rivoluzionato, limitando la sfera sociale in maniera evidentissima tra i ragazzini che prima giocavano in gruppo tutti insieme e il ragazzino di oggi che invece si mette davanti alla PlayStation e gioca da solo. Quindi tutta una serie di conseguenze poi immaginabili sul futuro della vita e dell'adolescenza soprattutto.